Ciao a tutti, sono Nelirfa e oggi andiamo a vedere come risolvere il puzzle della grotta, ossia la missione con grandi poteri. Allora, una volta entrati dentro abbiamo il primo step da andare a completare. Vedete che qui ci sono tre statue, una statua verde, una statua azzurra e poi una rossa. Dobbiamo andare a trovare le gemme corrispondenti a questi tre colori. Allora, per farlo dobbiamo uscire fuori e cercare dai soliti depositi appunto le gemme. Quindi mettiamoci il nostro bel piccone e cerchiamo qui, ci dovrebbe essere qualcosa. Ecco, qui abbiamo già la prima, forse, quella verde. Allora, vediamo un po'. Eccola qui, la verde l'abbiamo già trovata. Adesso dobbiamo trovare quella rossa e poi quella azzurra. Teoricamente dovrebbero essere tutte sulla spiaggia. In realtà non è detto che siano tutte e tre in spiaggia, quindi sono dovuta anche salire. E bisogna provare anche a fare queste qui, perché ogni tanto in maniera minore danno delle gemme. Olà, eccoci qua. Dunque, allora qui vedo un'azzurra, dovrebbe essere quella giusta. Allora, adesso controlliamo all'interno del nostro inventario, vedete che dovrebbero essere segnate, sì, è questa qua. Da questa cosa qui il simbolino delle missioni, quindi fanno parte delle missioni. Quindi torniamo dentro all'interno della nostra grotta. Per entrare dentro la grotta, non l'ho detto, ma è abbastanza semplice, Ursula ci consegna questo cristallo e va posizionato esattamente sopra questo piedistallo. Dopodiché si aprirà la porta e quindi ora entriamo. Dunque, allora andiamo a vedere se riusciamo a entrare almeno al primo piano. Dunque, allora ovviamente dovremo andare a metterle i colori giusti, quindi il verde, poi l'azzurro e infine il rosso. Ecco, e si è aperta la porta, non ha fatto nessun tipo di animazione. Allora, si è aperta e non ha fatto nessun tipo di rumore, quindi ok, abbiamo aperto e dobbiamo andare a affrontare il secondo indovinello. Lo troviamo qua sulla pietra, questa qua. Scopri le piante giuste da andare a coltivare in basso per poter continuare. Una è sottoterra, l'altra è dorata e marrone, ciò che resta è rosso e tondo. Allora, questo è un indovinello che dobbiamo andare a risolvere. Quindi, sottoterra sicuramente sarà la carota. L'altro è dorato e marrone, e dovrebbe essere il mais. E ciò che resta rosso e tondo è il pomodoro. Quindi andiamo a comprare i semi da Pippo e li andiamo a coltivare. Una volta che abbiamo coltivati, in teoria si dovrebbe aprire questo secondo portone. Dunque, in realtà quello marrone è il grano, quindi andiamo a comprarne uno. Abbiamo solo questi tipi di semi qui da Pippo e quindi compriamo quello. Dunque, allora, una volta che ci siamo procurati i semi, dobbiamo andarli a mettere qui. Vedete, dove ci sono le tre statue. E qua c'è un pezzo di terra. Non importa l'ordine in cui andiamo a mettere i semi, l'importante è andarli a seminare. Vedete che poi hanno sempre questo simbolino della missione, quindi sono giusti i semi che abbiamo raccolto o comprato, insomma. No, forse... Dunque, appunto, stavo dicendo, parlando, non ho notato, ho sbagliato e non ho messo questo. Vabbè, dopo andrò a raccoglierne uno e andrò a mettere questo. Per essere sicuri, vi dicevo, appunto, dovete guardare questo simbolino qui che sta a indicare la missione della storia. Dopo che abbiamo piantato le piante, quindi la carota, il grano e il pomodoro, si aprirà, una volta germogliati, la terza porta. Quindi arriviamo in quest'ultima stanza e qui c'è un altro enigma. Intanto qui dobbiamo un po' rompere delle pietre, quindi andiamo a vedere cosa c'è qui sotto. Ah, ok, perfetto, meglio. Ah, vedete, un po' di premi, non è male. Allora, qui anche dobbiamo andare un po'. Vabbè, comunque qui c'è il terzo enigma, dovrebbe essere anche l'ultimo. Ah sì, è l'enigma finale. Puoi ora svelare ciò che hai coltivato, devi cucinare e mangiarlo. Allora, adesso dobbiamo andare a fare un piatto, infatti qui c'è la cucina. Ah, qua ci stanno i soldi. Togliamoci il piccone dalle mani e andiamo a vedere qua. Dobbiamo andare a cucinare gli ingredienti che abbiamo appena coltivato. Quindi la carota,
il pomodoro e il grano. Eccoli qua. E vediamo ora cosa ci esce fuori con questi tre nuovi ingredienti. Quindi abbiamo anche fatto una nuova ricetta, ossia la pasta vegetariana. Dunque adesso credo che dobbiamo andare a mangiare sto piatto, perché diceva che lo dovevamo mangiare. Vedete che ha sempre questo simbolino, quindi fa parte della nostra missione. Vediamo un po' se si apre. Oh, si è aperto. Andiamo a vedere cosa c'è qui sotto. Ah, ma c'è ancora qualcosa da fare. Vediamo un po' qui cosa dice. Un ultimo compito e poi potrai andare. La sfera che è lì sotto dovrai accalappiare. Ok. Ah, quella laggiù. Adesso vediamo come fare. Intanto qua c'è un... Ecco, un ricordo. Dunque, allora, a questo punto dobbiamo andare a pescare praticamente, perché vedete che poi si tratta di una pozzanghera particolare, ma lì invece di prendere il pesce andremo a prendere sta sfera. Ora vediamo se possiamo andare un po' più avanti. No, non mi fa andare, volevo andare sopra. Vabbè, dobbiamo utilizzare la canna da pesca quindi, e utilizzarla nello stesso modo in cui andiamo a pescare. Eccola qua, sfera del potere. Ah, teoricamente dovrebbe essere finita tutta questa storia. Vediamo un po'. Aspettiamo che finisca un attimo l'animazione. Ok. Allora, metti la sfera del potere nel pilastro vicino alla grotta mistica. Ok, vabbè, adesso abbiamo finito. Togliamoci un attimo la canna. Allora, andiamo a metterla qui dentro. Trasferisci. E voilà! Sì, abbiamo anche sbloccato questa zona. Ok, ragazzi, questa era un po' più lunga, un po' più complessa. Il puzzle della grotta l'abbiamo risolto. Siamo arrivati fino a questo punto. Se avete domande, fatemi qui sotto nei commenti. Naturalmente, vi chiedo di mettere un bel mi piace. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. E controllate sempre anche tutte questa playlist e tutte le playlist se vi interessa anche vedere qualche altro gioco. E vi ringrazio, ciao a tutti e alla prossima.